Buongiorno a tutti, eh, benvenuti a questo nuovo incontro di questa nuova e particolare edizione di Luca Comics. Da fate eh, chiamata appositamente Luca Changes perché avete visto come, eh, rispetto agli scorsi anni, siamo in, in una situazione completamente differente. Allora, questo secondo incontro, um, il titolo è molto, eh, già, già dice parecchio: Fumetti e filosofia in una questione di sinapsi. Dove per Sinapsi si intende un prezioso e interessantissimo manuale di filosofia per i licei che, appunto, si andrà a presentare con gli autori. Ehm, che vado subito a presentare, tra l'altro, così eh, capiamo già chi abbiamo. Abbiamo Andrea Sani, eh, eccolo lì. Eh, Alessandro Linguiti, che sono appunto gli autori di Sinapsi. Eh, Alfredo Castelli. Ciao. Marco Ciardi e eh, eh, Caterina Lazzarini della Casa Editrice della Scuola ah, che, ha, che, ha in, um, che ha prodotto questo, questo volume. Um, prima di cominciare però oh, mi, mi permetto una leggera divagazione velocissima perché dato l'argomento questo è, una, è una, un incontro che avrebbe visto presente sicuramente e Andrea lo sa fin dall'inizio. Una persona che oggi non c'è più e che, noi vorre che vorremmo ricordare che è Giulio Giorello, eh, non soltanto filosofo, ma anche grande appassionato di fumetti, e mi sembrava eh, doveroso e mi faceva piacere ricordarlo in questa uh, in quest occasione. Non so se da qualche parte lui possa vederci, e non, non, non lo so appunto. Però sarebbe, sarebbe stato contento di partecipare a questo incontro, questo sicuramente. E avrebbe fornito il suo contributo di arguzia, conoscenza e vivacità intellettuale. Per cui lo saluto e cominciamo. E cominciamo? Eh, in realtà, cominciamo eh, non tanto con il libro, cominciamo prendendolo un po' alla lontana: nel senso che con il libro arriviamo a una. Una sorta di, di, di punto d'arrivo e di partenza alla sua volta, ma arriva a diciamo che eh, il libro rappresenta un momento nel quale eh, al quale si è arrivati dopo anni, decenni di, di fumetti che hanno eh, contenuto al loro interno tutta una serie di conoscenze, vuoi che fossero scientifiche, storiche, geografiche. Ognuno di noi appassionati di fumetti, conosce eh, Personaggi, storie che hanno riportato appunto avvenimenti o fenomeni scientifici. E per questo abbiamo chiamato appositamente a parlare uno sceneggiatore che di queste cose si è occupato uh, da, da decenni. A voi perché per interessi personali, voi perché con il suo personaggio ha il suo personaggio vive di, di, di conoscenze, di storie e di. E di personaggi di storie realmente esistiti, dai quali riesci a trarre una serie di considerazioni di storie che mescolano l'avventura con la conoscenza. Per cui, Alfredo, io ti passerei la parola per questo, per, un attimo per parlare, tanto della tua esperienza, ma anche di come tu pensi che i fumetti possano eh, servire a trasmettere conoscenza pur senza dimenticare il fatto che sono un fenomeno anche di intrattenimento bene, prima di tutto saluto tutti saluto in particolare in questo momento <coughs> Charlie che non vedo da tempo Andrea Sani e tutti gli altri evidentemente mi rendo conto adesso che per la prima volta in 50 anni ma veramente sono a Milano anziché a Lucca perché io ho partecipato a tutte le Lucche tutte le Lucche cadono il primo novembre questo è il primo, stranamente detto questo il fumetto, e diciamo le informazioni, chiamiamolo così in questo caso. Io devo ammettere che da sempre per ragioni che non so neanche io, mi piace, forse, ma persino con cose da dimenticare, come il famoso, o meglio, famigerato scheletrino, ho sempre cercato di metterci delle, delle informazioni dentro sulla realtà, piccole cose. Non parliamo di scheletrino perché c'è perché, perché un po' da vergognarsi. Però, anche lì, per esempio, mi ricordo una volta che c'era. L'albero genealogico di Schelefino, cosa da ripeto, chiedo perdono, però mi ero preso la briga di vari periodi storici di legarlo a personaggi che realmente erano esistiti, gli Oestaufen piuttosto che i Pinco Pallini, di quello che erano. Andiamo avanti molto velocemente: ho cercato di fare qualche cosa del genere nella serie anche degli aristocratici. Dove per lo, non, non era diciamo, la base dei racconti, ma questa serie che raccontava le imprese di, una, di un gruppo di ladri gentiluomini non si svolgeva fondamentalmente a Londra, ma quando si spostava eh, cercava di dare delle informazioni abbastanza precise sul posto in cui si trovava. Per esempio, eh, c'è una storia ambientata in Grecia, vicino all'isola dove c'era a Scorpio dove stava Onassis ed è abbastanza dettagliata, così una storia ambientata a Istanbul, addirittura con situazioni politiche del momento e via dicendo. Eh, questo punto ripeto per, per interesse personale perché mi piace abbastanza, cerco di vivere nel mondo e cerco anche di riprodurre quello che sta succedendo. Con Martin Mister, Martin Mister eh, il famoso, dico famoso, famigerato come volete chiamarlo, detective dell'impossibile perché si occupa, si occupa di avvenimenti apparentemente inspiegabili ed è un racconto che potremmo definire vagamente di fantascienza, però ha un background abbastanza serio per, per quanto riguarda la storia, la geografia e tutta una serie di argomenti eh, su cui tutte le volte cerco di documentarmi non mi va assolutamente quando racconto delle cose di fantasia benissimo libero spazio la fantasia per così dire però lo specifico per quanto riguarda delle cose scientifiche cerco per quanto possibile di informarmi, documentarmi e non scrivere eh, appunto cose che che diano delle informazioni sbagliate, soprattutto ci tengo sempre fin dal primo numero di Martin Mister Ah, a separare ciò che è vero e ciò che è inventato nelle storie, con delle rubriche non a fumetti, in cui racconto appunto che cosa c'è dietro la storia, cosa è stato inventato, cos'è una, una creazione e, e cos'è invece la realtà. Eh, questo appunto perché non mi piace divulgare soprattutto strane credenze o strane attitudini, dico. Una volta ho fatto davvero una storia sulla terra piatta, evidentemente ho raccontato. Delle cose sulla Terra piatta, per esempio sul fatto che non è assolutamente vero che la Terra fosse creduta piatta ai tempi di Colombo. Colombo sapevano tutti che era tonda la Terra, però si raccontano una serie di. si credeva che no, non è così, è tornata adesso la Terra piatta. Eh, no, tornando dunque, Martin Mister ecco, ha quindi spaziato in una serie di, di argomenti che non sono strettamente, chiamiamoli così, fumettistici. Uh, sono arrivato a fare per esempio questa, questa cosa qui Milano Esotica eh, raccoglie una serie di articoli che ho fatto per Repubblica e che eh, raccontano appunto eh, quanto c'era all'epoca di esotico in Milano Milano è una città che è sempre stata adesso si dice multiculturale quindi c'erano parecchi cinesi per esempio, parecchi, eh, cominciavano ad arrivare molti eh, medio orientali e via dicendo, e qua racconta, accompagnati da Martin Mister, c'è il racconto di cosa è successo realmente a Milano, qual è stata l'immigrazione, quali erano i luoghi, i ristoranti e via dicendo. C'è stata qua per esempio una cartella che contiene una serie di immagini, inutile adesso per aprirne ne tirarne fuori una, ma comunque, che riguardano i, i cosiddetti misteri italiani, cioè l'Italia, paese del sole, in realtà è il paese della luna, paese della luna perché è in Italia che si sono sviluppati i primi racconti gotici, quelli di Anne Radcliffe, quelli di Lewis e via dicendo, perché l'Italia per oscure ragioni è appunto un paese oscuro di magie e di misteri, e ho raccontato queste cose, e tantissime altre cose come testimonial di... Per esempio, di mostre a musei, eh, parecchie cose di questo genere. Quindi, Martimista funge un poco da, 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 da Bibbia Pauper su certe cose. Il mio sogno si è realizzato, ma la mia grande invidia, voglio dire, è sempre stato quello che fanno Tintin, il professor Mortim, eccetera, in Francia. In Francia, prestigiose testate dedicano dei volumi rilegati a. La realtà dietro Tant'anni, dietro Lucchi Rocca e Compagnia Bella, e personaggi francesi famosi, raccontando, facendo vedere immagini della storia, e eh, come si chiama, e, e accompagnandoli con articoli e foto che riguardano l'argomento stesso. Io, eh, grazie all'amico Alex Dante, che è uno che sa fare tutto con mia grande invidia, sono riuscito finalmente a fare quello che da anni. Uh, avrei voluto fare, cioè libri in cui i pezzi di fumetti sono alternati ad articoli che riguardano un argomento. Per esempio, questo è un volume su Leonardo da Vinci, scritto, fatto tutto da Alex Dante, che però recupera delle storie a fumetti di Martin Luther, le commenta e racconta tutto quello che di vero c'è dietro. È già uscito un altro volume che è intitolato eh, Martin Mister, l'inventore dell'impossibile. Eccolo qua. Le invenzioni impossibili, tra parentesi in, in, eh, cancellato, nel senso che poi sono possibili, di Martin Mister. Per combinazione, come è successo in molti fumetti eh, e in molti racconti di fantascienza, in Martin Mister sono uscite delle, delle, delle invenzioni. Ho parlato di invenzioni che non erano ancora state fatte. Una che cito sempre, di cui sono molto fiero effettivamente, è la, quella che si chiama stampante tridimensionale adesso. Ed io l'avevo chiamata all'epoca fotocopiatrice tridimensionale, che funzionava esattamente, cioè con una serie di laser che prendevano le varie misure, eccetera, eccetera, come quelle che hanno cominciato a studiare due o tre anni dopo. Anche perché il fumetto, la fantascienza, la fantasia a volte, come ben sanno i lettori di Jules Verne, piuttosto che di Wells, piuttosto di tanti autori, anticipano la realtà spesso e quindi possono costituire un argomento per, per portare avanti un discorso culturale ben camuffato all'interno delle pagine dei fumetti stessi. Che questa è tra l'altro una delle cose più interessanti del, del fumetto, nel senso che l'informazione arriva per via ellittica e non tanto... Presentata così quindi un, mantiene un, un, un impatto estremamente eh, grande nei, nei lettori entra in maniera più sottile per esempio, io questo, per esempio, ho imparato da Sergio Bonelli leggendo Mister No, che io ritenevo e ritengo tuttora il miglior personaggio della, della casa editrice, in cui c'era molto molta ecologia, assolutamente mai predicata. Non è che si dice adesso qui cattivi, no, si capiva perfettamente senza dirlo. Dal mio punto di vista, per esempio, io ero un fumatore incallito, terrificante, mostruoso, eccetera, eccetera, anche se sapevo che faceva male. Un bel momento ho smesso e va bene. Ho fatto prima di smettere io, e ce n'è voluta. Uh, ho fatto smettere Martimister, devo dire la verità che non l'ho mai fatto in maniera pedante, se io non sopporto assolutamente i fumatori pentiti che rompono l'anima alla gente, che, che suotano la mano se uno fuma a 40 metri via dicendo, facendola. ecco, non lo sopporto, non l'ho trasferito nel fumetto, però ho fatto smettere lentamente Martimister di fumare, adesso se vedo una sigaretta, magari in una vecchia storia che è rimasta lì, la faccio cancellare, ma perché? E pian pianino il messaggio ah, evidentemente è stato trasmesso, non soltanto a me, ma anche ai lettori che ne hanno parlato. con le Ormai il martinista non fuma più, eccetera, ha smesso di fumare. La informazione così entra, in altre maniere è difficile, anche se gli americani si sono specializzati, adesso hanno smesso perché c'era la televisione, internet, ma già da un bel po'. Ma a uscire con fumetti che parlavano di cose scientifiche o di altro genere, di sociologia, persino di filosofia, che venivano regalati in varie occasioni, erano pagati dal governo. Per esempio, ce n'era uno di Al-CAP che prima ho frugato in vano per vedere se riuscivo a trovare, ma non sono riuscito a trovarlo: eh, in cui spiegava, eh, illustrava, al Cap era il, il disegnatore e l'autore di Lillapner, una serie satirica partita molto a sinistra e finita molto a destra, ma a parte questo fatto Al Cap aveva una gamba di legno perché era da bambino era finito sotto, sotto un tram. La gamba di legno, come la chiamava lui, è proprio peg no? Eh, era stata per lui, un, a parte il trauma, cosa, ma proprio un problema per la famiglia perché era un ragazzino, cresceva, quindi dovevano cambiare questo arto artificiale e la cosa era costosa, eccetera. A questo punto c'è questo fumetto sociale che spiega i problemi di chi si trova con questi tipi di handicap e lo fa in una maniera molto leggera, è dedicato, cioè questo è proprio problemi per chi ha questo tipo di handicap, però è, è un fumetto dedicato, quindi il messaggio non è trasversale. Eh, però è fatto lo stesso in modo molto leggero, molto piacevole a leggersi e quindi dà importanza alla cosa senza dare il peso della, della, della pesantezza della, di questo tipo di, di cosa. Allora, hai, già, hai detto quello che è un, una cosa che avviene nei fumetti da sempre, da meno tempo invece avviene che i fumetti vengano, siano entrati di diritto anche nell'uso uh, scolastico, se vogliamo, se vogliamo, in varie declinazioni. Eh, una di queste declinazioni, che, stiamo, che è quella che poi adesso andiamo a, a, a scoprire volta a volta con, i, con gli autori, è quella che è appunto la, della casa editrice La Scuola, che non ha eh, soltanto eh, il volume sinapsi, in realtà come esempio da portare in questo senso, ma ha una serie di altri volumi eh, che io lascerei un attimo descrivere ehm, brevemente Anna, a Caterina Lazzarini, che è la direttrice editoriale della casa appunto, editrice La Scuola, e, e quindi le lascerei un attimo la parola per farci una panoramica generale di quelle che sono le iniziative della casa editrice su questo rapporto tra Uh, filosofia, storia, geografia e fumetti. Sì, buongiorno, saluto a tutti. Sono molto contenta di essere in questa veste a Lucca Comics, in quanto sono contenta e sono anche onorata, diciamo. È un'interazione un fino a qualche tempo fa impensabile. Io, quando sono stata la prima... Volta Luca Comics da visitatrice, era per accompagnare i figli adolescenti che erano figlio mio e figli di amici che erano appunto vogliosi di entrare in questo mondo, per loro più familiare che per noi. E invece ora sono qui come rappresentante di una casa editrice che ha una storia lunga dietro le spalle, essendo nata nei primi del Novecento. E anzi, i primi, primi passi li ha mossi addirittura a fine dell'Ottocento con una rivista per la scuola primaria. Ma che, come tutte le case editrici che lavorano per la scuola, cerca naturalmente di adeguarsi ai tempi. Per cui è da qualche anno, sinceramente da qualche anno, che eh, d'accordo anche con il mio staff redazionale, che da questo punto di vista è molto aperto all'innovazione abbiamo pensato di introdurre anche il linguaggio dei fumetti come strumento didattico lo abbiamo fatto per il motivo ovvio che è un modo per ehm, comunicare più facilmente con i giovani con i giovani di questa generazione eh, che è abituata mh, i fumetti sono sempre piaciuti ai giovani, soprattutto l'Italia è un paese in cui il fumetto, essendo considerato, come avete detto, eh, più di svago eh, che, di, che di trasmissione di contenuti, è per sua natura stato lasciato spesso come terreno dei giovani. Ma in particolare, dicevo, i giovani di questa generazione sono abituati molto più di noi a fare uso delle immagini e di un linguaggio che è stato definito ellittico, un, un, un linguaggio che raggiunge molto meglio, direi, certe sfere della comunicazione perché salta dei passaggi, salta dei passaggi ma non lo fa in modo critico, lo fa in modo eloquente. Allora, quali opere? Diciamo, partiamo, noi abbiamo cominciato, come vi dicevo, da qualche anno per arrivare nel 2020 a eh, lavorare sui fumetti in modo più strutturato, cioè non si tratta più di incursioni episodiche, ma si tratta di costruirci sopra un percorso didattico. Partirei proprio dal, dalle prime immagini che eh, sono state scelte cioè dal nostro corso che si chiama la lezione del tempo come vedete è un corso di storia destinato alla scuola secondaria di primo grado la ex scuola media eh, la copertina già vi fa intuire qual è il focus di questa proposta didattica perché vi presenta un carlo magno che però sotto le vesti di Carlo Magno eh, presenta un'indicazione, una, una T-shirt che richiama l'Europa. Eh, questo ovviamente come simbologia l'apertura all'Europa, quello che ciascuno di noi poi, eh, può interpretare. Mm, il corso, infatti, è costruito in maniera sistematica su eh, un confronto passato-presente. Quello che, accade, quello che accade una volta e quello che è rimasto oggi rispetto ad allora. È chiaro che in un corso come questo, che quindi si propone fin dall'inizio di essere un continuo confronto passato-presente, il fumetto può giocare un ruolo, abbiamo pensato d'accordo con gli autori, che potesse giocare un ruolo, come vi dicevo prima, eh, non episodico ma eh, di fondo. Infatti, in ognuno dei tre volumi che compongono il corso, noi abbiamo delle, proprio delle vere e proprie graphic novel, eh, di cui adesso vediamo qualche cosa. Con l'immagine che segue e che, sulla quale vorrei proprio una bella panoramica, ecco, noi vediamo. Marco Polo alla Corte del Gran Can. Che cos'è? Un racconto, ce n'è uno per ognuno dei volumi. È un racconto che si distende per varie pagine e che è stato scritto, fra l'altro, da una bravissima sceneggiatrice. Eh, nostra collaboratrice che ehm, porta in primo piano il racconto di un ragazzo in questo caso il figlio di Kublai Khan che ha immaginato coetaneo di Marco Polo e che quindi possiamo vedere anche nelle immagini seguenti si eh, confronta con questo nuovo arrivato si confronta con questo nuovo arrivato eh, e eh, questo confronto permette che i due punti di vista passerei all'immagine seguente: quello di ecco, naturalmente non possiamo leggere i testi, ma è un continuo commento eh, che accompagna il modo di eh, riflettere su questo immenso paese nuovo da parte di Marco Polo, e il controcanto potrei dire invece. Eh, del personaggio che lo accoglie e che si confronta con lui. Quindi diciamo, possiamo dire è un po' come ricostruire delle lettere persiane, non me ne vogliano i colleghi sani e linguiti. Ma un po' ricostruire delle lettere persiane ad uso e consumo di ragazzi e adolescenti, eh, perché crediamo che il confronto di punti di vista sia il modo migliore per aprirci a un futuro che sappiamo dovrà essere. Eh, un futuro decisamente interculturale. Possiamo andare avanti con le immagini. Ehm, quello che segue. Invece apre, se non erro, con l'immagine 4. No, siamo ancora qui. Bene. Ah, naturalmente la forma della graphic novel permette l'introduzione anche occasionalmente di materiale, eh, di materiale iconografico, come in questo caso, o anche documenti, anche carte geografiche. Quindi il fumetto si arricchisce. Eh, di elementi che troverebbero il loro spazio anche in una narrazione, in una narrazione più classica, ehm, come quella dei libri di storie usuali, però vengono introdotti viceversa in questa cornice che è molto più accattivante, perché in modo particolare abbiamo scelto sempre dei personaggi che come età potessero favorire da parte dei ragazzi una forma di medesimazione e quindi di partecipazione, come farli entrare nella storia, un po' come nei videogame. Grazie, se mi fate vedere anche le immagini seguenti, dove vedremo un'altra di queste storie. Anna, la scoperta dell'America. Attraverso questo racconto, che ha per protagonista una bambina che parte dal porto di Livorno, possiamo vedere anche l'immagine seguente, i ragazzi vengono eh, introdotti nel eh, fenomeno dell'immigrazione. Dell Qui, nella prima delle due pagine, quella a sinistra. Eh, Anna eh, si congeda, prende congedo dal suo amico di sempre che rimarrà mentre lei è in partenza sul piroscafo e lui le lascia un pegno, un sasso che le ricordi la sua, la sua terra d'origine. Poi come potete vedere ci sono documenti del tempo, documenti fotografici, documenti anche storiografici che commentano il fenomeno. La più toccante forse delle storie è quella che vediamo successivamente, passando all'immagine successiva, che invece introduce attraverso questa forma i ragazzi nel dramma del Novecento, insomma, noi bambini del ghetto di Varsavia. E ecco. Questo è stato fra l'altro un racconto in cui abbiamo messo le mani più e più volte, abbiamo collaborato un po' tutti perché non è stato facile, cioè non è facile riuscire a parlare di un dramma di queste dimensioni in modo che sia contemporaneamente rispettoso, vicino ai ragazzi e capace di suscitare riflessioni. Possiamo vedere anche l'immagine successiva, eh, che rappresenta appunto attraverso il fumetto mh, i momenti drammatici del nascondersi, dell'essere fatti prigionieri, eh, con la forza, forza dell'illustrazione. Se posso intervenire, è bellissima l'immagine del bambino che si distacca da quella foto ormai storica, e che sembra andare a vivere da un'altra parte, insomma, a vivere sì. la sua storia. Ed è molto bella che si stacca proprio dalla, dalla fotografia che è storia, e diventa storia ma personale del fumetto. Sì, crediamo che questo mi fa piacere che sia stato colto perché è stata una delle cose su cui poi abbiamo riflettuto. E, insomma, noi ci consideriamo soddisfatti. Questo libro è uscito nel 2020, quindi faccio una piccolissima parentesi. Eh, della, de, di cosa ha attraversato l'editoria scolastica eh, purtroppo è uscito nel momento in cui eravamo nella prima fase del lockdown, eh, come anche sinapsi di cui parleranno poi eh, i colleghi sani e linguiti. Questo ha significato che è stato difficile anche farlo girare sufficientemente nelle scuole, però è un progetto in cui abbiamo creduto e che ci è piaciuto particolarmente portare avanti. Ora con le immagini seguenti facciamo nella storia della casa editrice un passo indietro, nel senso queste sono le opere più recenti, questa che avete appena visto e l'ultima di cui parleranno poi Sani e Linguiti, ma già nel 2018 con questa antologia destinata ai bienni delle scuole superiori nel cielo terzo avevamo provato a introdurre eh, diversi tipi di linguaggio. Questa antologia si pone proprio l'obiettivo di non eh, comunicare soltanto attraverso i testi della grande letteratura. È un'antologia che unisce linguaggi diversi, quindi letteratura ma anche giornalismo, ma anche eh, in specifiche sezioni, linguaggio iconografico, grande pittura, anche linguaggio fotografico e anche eh, linguaggio dei fumetti. Possiamo andare avanti e ci saranno immagini che non hanno quasi bisogno di essere commentate, il grande chino. Allora, perché questa scelta, perché Mafalda in che parte dell'antologia si colloca. Ora, purtroppo vedendolo sullo schermo non credo che possiate avere l'idea di che cosa è stato fatto in queste pagine. Queste sono pagine che aprono tutti chiamiamoli capitoli, tutte le unità modulari in cui è strutturato il testo. Ogni unità rappresenta un genere letterario o un tema di cui si vuole parlare. Ognuna di queste unità è aperta da una doppia pagina, come vedete, con poco testo, e quel poco testo è scritto in un carattere per chi lavora nell'editoria, è un carattere ovvio, si coglie subito ad alta leggibilità. Questo perché da anni nell'editoria scolastica ci siamo posti il problema dei ragazzi con disturbi nella lettura. E proprio per cercare di essere il più possibile aperti ed inclusivi, eh, non solo noi ma tutti gli editori ormai dedicano eh, sezioni. Per esempio, che so, gli esercizi, gli esercizi dei libri, oppure sezioni di ripasso, o sezioni d'apertura, o tutte queste cose insieme, eh, a eh, diciamo, dedicano queste parti, sarebbe meglio dire, utilizzano per queste parti un carattere che sia leggibile da tutti. Eh, queste parti sono sempre questa doppia pagina che apre ogni capitolo, una pagina di invito alla lettura e quindi deve essere particolarmente accattivante. Qui dove noi eh, entriamo a parlare in tutto il modulo di ehm, rapporti tra eh, i due sessi per obbedire all'obiettivo di parità di genere. Per richiamare gli obiettivi dell'Agenda 2030, ma insomma è un obiettivo che già l'editoria scolastica ha cercato di perseguire da anni, evitando gli stereotipi, insomma per un'educazione il più possibile eh, paritaria. Allora, quale migliore introduzione a un discorso sulla, che deve educare alla parità di genere? Eh, quale migliore introduzione di una striscia di mafalda? molto divertente, non c'è bisogno che mi soffermi a parlare di cosa Mafalda ha significato, chiunque, insomma, è stato giovane in anni ahimè ormai lontani, ha familiarità con questo fumetto, però mi risulta che anche i ragazzi di oggi ci si possono ritrovare in fondo, dico una cosa che per voi forse esperti di fumetto sarà un'eresia, ma secondo me personalmente trovo che se non ci fosse stata Mafalda forse anche Lisa Simpson non sarebbe stata Lisa Simpson è un mio mito ma forse non sarebbe stata quello che è stato quindi va bene allora eh, faccio un rapido siccome siamo già un po' stretti faccio l'ultima rapidissima incursione vi faccio vedere solo direi l'immagine 15 per chiudere perché un'altra cosa di cui sono molto orgogliosa personalmente eh, è che abbiamo inserito zero calcare, abbiamo inserito delle pagine, una sezione da Cobain Colling. Perdonatemi la pronuncia, e in particolare questa immagine, quella in cui voi non potete leggere la data la piccolezza, in cui nei modi di zero calcare si dimostra che il dolore delle madri curde e il dolore delle madri arabe accomunate nel cimitero dei martiri, dalle morti dei figli è un dolore comune secondo me non c'è educazione migliore alla cittadinanza del domani che mostrare davvero che il dolore non ha patria e non ha etnia mi scuso che sono andata più lunga di quello che avrei voluto e lascio volentieri la parola ai nostri autori di filosofia eh, grazie Caterina ma si vede la, la passione che è stata riposta <ride> in Questo lavoro e quindi mi rendo conto che sia difficile. No, adesso, abbiamo in, abbiamo, inseri, cioè abbiamo visto un pochino una panoramica del lavoro generale che la casa editrice fa. Entriamo nel particolare di sinapsi, e a questo punto passerei la parola, appunto ad Alessandro Linguiti, docente eh, all'Università di Siena. Eh, che ci, un attimo ci fa capire come. Com'è questo um, manuale di filosofia fumettata e anche cinematografata, va detto, aggiungiamolo. Esatto. Eh, buongiorno di nuovo a tutti i presenti e buongiorno a chi ci sta seguendo in diretta. Eh, sì, sì, eh, fumetti e cinema hanno buona visibilità, largo spazio nel, nel manuale di filosofia di di cui sono coautore con Andrea Sani. Però io non parlerò molto di questo perché di fumetti hanno già parlato coloro che mi hanno preceduto e poi tornerà a parlarne sempre in connessione anche al cinema Andrea Sani, che appunto da sempre, da quando lo conosco, ormai sono moltissimi anni, ha sempre depositato la sua competenza e la sua passione anche in questi ambiti, oltre alla filosofia, appunto negli ambiti del fumetto e, e, e del cinema. Io vorrei dire soltanto poche cose relativo al, al, al contenuto disciplinare specifico del manuale, vale a dire la filosofia e, e la sua storia. E dunque vorrei parlare brevemente del profilo e di, di uno dei tanti su, eh, sussidi allo studio che è rappresentato dalle schede problemi. Ehm, così facendo faccio un sacrificio perché... Ci sono tutta una serie di schede che abbiamo intitolato Intersezioni che esplorano i rapporti della filosofia con la scienza, con la letteratura, con l'arte, giustificando appieno il titolo Sinapsi, che vuol dire appunto Connessioni, Collegamenti, che è stato deciso di dare al nostro volume. Ma appunto il tempo è tiranno, e io vorrei dire solo due cose su uh, il nostro profilo di storia della filosofia. E dire che nelle nostre intenzioni voleva essere un distillato di, di esperienza didattica. Eh, con Andrea abbiamo fatto i conti rabbrividendo e ci siamo resi conto che, a dispetto della nostra figura dinamica e giovanile, insieme raggiungiamo quasi 80 anni di esperienza didattica. Un attimo, di, un secondo di raccoglimento per digerire la gravità della situazione. Ecco. Questo vuol dire che quasi dietro ogni pagina del manuale c'è una lezione venuta bene e molte volte dietro la lezione venuta bene c'era una che la precedeva e che non era venuta tanto bene, per, per, per cui siamo dovuti tornare a riordinare le idee. Per cui ci sono dietro le domande dei nostri allievi e a volte anche le intuizioni brillanti. Di, dei, dei nostri studenti, succede anche questo, che ci hanno appunto indicato nuovi modi per affrontare un problema e nuovi modi di, eh, di spiegare la filosofia. È chiaro che 30 anni fa non, non avremmo eh, scritto quello stesso manuale, probabilmente nonostante l'età il manuale è, 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 pensiamo sia venuto meglio proprio grazie a questa retroterra di esperienze. Cosa abbiamo cercato di fare? Di rendere facile qualche cosa che non, tanto facile non è. E abbiamo cercato di farlo senza semplificare. Insomma, la, la filosofia ha una sua specificità, una sua densità concettuale che non è giusto, corretto, occultare. L'alunno, il collega, il lettore deve essere accompagnato in un percorso che è stimolante, remunerativo, ma anche complesso e questo rende anche le acquisizioni le conquiste più soddisfacenti. Insomma, abbiamo cercato di fare questo. Perché con Andrea non ce lo siamo mai detto, ma credo che sia stato un po' la guida del nostro lavoro, il buon insegnante è quello che è capace di rendere facili le cose difficili e l'insegnante ottimo è quello che è capace di farlo senza eh, semplificare. Spero che di questo siamo riusciti a realizzare, insomma, siamo riusciti a realizzare questo progetto nel, nel libro, ma non sta a noi giudicarlo. Oltre che nel profilo, questo intento è stato perseguito nelle schede problemi che sono uno dei vari sussidi eh, del nostro manuale. Bastano alcuni titoli per capire l'impegno di questi interventi. Nel giro di due o di quattro pagine sono stati affr affrontati temi come. Qual è la vera natura degli enti matematici? Che cos'è il tempo? Che cos'è la comicità? Eh, come si configura il rapporto mente-corpo? E molti altri ancora che sono sempre attuali nella storia eh, della filosofia. Questo era quello che volevo segnalare e per cui lascerei anche eh, la parola a chi viene dopo di me. Allora, grazie Alessandro Linguiti che... <coughs> Tra l'altro mentre io aspettavo mi, so, mi stavo rileggendo eh, Democrito che è sempre stata una delle mie passioni liceali e quindi stavo rileggendo eh, la teoria atomistica di, di, di Democrito e i semi di Anassimandro. Quindi evidentemente avete ispirato perché ce l'ho qui davanti il libro, sì, sì. E cioè i libri perché sono tre volumoni corposi ma densi di di roba, eh, a prescindere dai fumetti ovviamente me lo stavo leggendo e mh, niente, no, a questo punto eh, siccome siamo a Luca Comics ovviamente, e il motivo della presentazione di Sinapsi è appunto legato al fatto che in questo bellissimo manuale ci sono anche i fumetti oltre al cinema, del quale per, peraltro a, Andrea è esperto parimenti rispetto al fumetto, io passerei la parola ad Andrea e mh, avvertendo che siamo, stiamo correndo effettivamente, il tempo ci, ci tiranneggiano un poco, ma sono sicuro che Andrea riuscirà a, a portarlo avanti. Quindi vai subito, se no perdo il tempo io. Bene, allora grazie per Luigi. Eh, dunque, eh, io volevo fare una precisazione per chiarire qual è lo spirito con cui abbiamo inserito il cinema e i fumetti nel nostro manuale. Eh, dunque, il rapporto tra i fumetti e la filosofia può essere di tre tipi. Ci può essere l'estetica del fumetto, che analizza il linguaggio dei comics cercando di far cap capire quali sono le caratteristiche che ha in comune con gli altri linguaggi, per esempio il cinema, con la letteratura, e quali sono invece le specificità del fumetto. E poi c'è la filosofia a fumetti, che racconta generalmente la vita dei filosofi. Nei comics, ma poi c'è la filosofia del fumetto a cui ci siamo ispirati, che consiste nel rintracciare in una storia a fumetti delle problematiche di carattere filosofico e questa è la strada che è stata percorsa, per esempio, da Giulio Giorello, che ha ricordato Pierluigi nei suoi libri la filosofia di Topolino, la filosofia di Tex, è quella appunto che abbiamo seguito anche noi, è l'ottica delle nostre schede ma la domanda è questa, ma si può davvero leggere filosoficamente un fumetto? E questo è il problema. Ma direi che i filosofi in passato hanno già letto filosoficamente le opere d'arte. Tanto per fare un esempio famoso si può citare Heidegger che legge filosoficamente un quadro di Van Gogh che raffigura le scarpe logore di una contadina e ci trova addirittura l'angoscia esistenziale espressa in questo quadro. Ecco perché allora non leggere filosoficamente oltre alle pitture, oltre alle statue, alle sculture, cosa che abbiamo fatto appunto nelle schede dedicate al rapporto tra la filosofia e l'arte, perché non leggere filosoficamente è anche un bel film oppure un buon fumetto. È quello che abbiamo cercato di fare. Tanto per fare un esempio, nel primo volume, eh, come si può vedere appunto dall'immagine 2, uno e due, abbiamo messo in relazione eh, le, le teorie dei sofisti con le storie di Asterix, di Coscini e di Verso. In che senso? Cioè abbiamo in particolare messo in relazione il relativismo culturale dei sofisti con queste avventure. L'attivismo culturale è la tesi secondo la quale ci sarebbero differenze irriducibili fra i costumi, i modi di vita, eh, i valori, eh, dei popoli fra loro. Ecco, ci siamo chiesti qual è l'atteggiamento di Asterix e Obelix quando viaggiano e quando incontrano lo straniero. Questi due personaggi si rendono conto della diversità, dell'alterità, delle concezioni del bene, del male, del giusto, dell'ingiusto, dei costumi dei vari popoli rispetto ai galli. E eh, Obelix, che non comprende eh, i costumi degli altri popoli, se ne esce con la sua famosa frase che aggiorna a seconda delle varie etnie: sono pazzi questi romani, sono pazzi questi elvezzi, sono pazzi questi normanni. E quindi si può dire che Asterizio e Obelix sottoscriverebbero il famoso scritto di un sofista anonimo del IV secolo intitolato Ragionamenti doppi, in cui appunto si contrappongono i costumi dei greci a quelli degli altri popoli che sembrano. Veramente diversi alternativi incommensurabili, per esempio, i costumi dei persiani. Per fare un altro esempio, come si può vedere appunto, eh, successivamente, dalle immagini successive, abbiamo messo in relazione eh, la, il pensiero degli illuministi con eh, le storie di Tex. Non so se si può vedere dalle immagini dall'immagine 4, in particolare una storia di Tex, Tex è un personaggio creato da Galleppini e da Bonelli e questa storia il ragazzo selvaggio invece opera di due eredi di Galleppini e di Bonelli cioè Giovanni Ticci per i disegni e eh, Nizzi, Claudio Nizzi per il testo e si ispirano in questa storia intitolata Ragazzo Selvaggio a un caso che venne fuori nel Settecento e fu discusso dagli Illuministi del fanciullo selvaggio che venne trovato nelle campagne dell'Aveyron in Francia. Ecco, questo ragazzo selvaggio che incontra Tex è un ragazzo che è stato rapito dagli indiani da bambino, poi è stato allevato fra i lupi e, a contatto con gli esseri umani, piano piano riacquista la possibilità di provare emozioni e sentimenti. E proprio come il fanciullo selvaggio della e direi che i due autori, Ticci e Nizzi, dimostrano una notevole sensibilità antropologica. Per quanto riguarda poi il terzo volume, fa un ultimo esempio perché sennò poi non rimane tempo per gli altri che devono intervenire. Ecco, abbiamo fatto uno scoop, per così dire, cioè ci siamo resi conto che nell'interpretazione dei sogni di Freud. Eh, come si può vedere dall'immagine 9, eh, eh, Freud a un certo punto riproduce una tavola che secondo noi è una tavola a fumetti, è una tavola che non presenta le nuvolette, però è arte sequenziale, eh, cioè eh, è caratterizzata da una serie di vignette, non so se si possono vedere, doveva essere nel mio secondo intervento, però io... Eh, Unisco a questo, è l'immagine 9, eh, il sogno di una governante. Ecco, eh, Freud vuole illustrare il sogno e eh, il suo significato simbolico. E in questa m, tavola, che è tratta da un giornale umoristico ungherese, eh, anonima, che viene riprodotta da Freud e Freud, vede Espressa la sua teoria del sogno, secondo cui il sogno è la manifestazione simbolica, la manifestazione nascosta eh, di desideri e bisogni inconsci. E si serve di un fumetto. E addirittura ehm, commenta questo fumetto, vignetta per vignetta, è un fumetto che esprime eh, in simboli il bisogno della minzione. Cioè questo bambino che. Orina e crea un fiume su cui passa addirittura una gondola, una barca. E eh, l'analisi che fa Freud di questa tavola direi che è la prima esegesi psicoanalitica di una storia a fumetti eh, fatta dal fondatore della psicanalisi. È una cosa veramente interessante. E volevo dire come ultima osservazione che cinque anni dopo questa pubblicazione dell'interpretazione dei sogni di Freud in cui è presente questa tavola, Winsor McCay nelle sue bellissime tavole di Little Nemo pubblicate sui giornali americani, riprende questa struttura eh, nelle sue tavole domenicali descrive il sogno di un bambino che all'inizio della storia si addormenta nella prima vignetta e poi sogna e nell'ultima si sveglia perché cade dal letto. E anche in queste storie di Little Nemo che si possono vedere nell'immagine 10, eh, Little Nemo Diciamo, sogna quelli che sono i suoi desideri. Eh, per esempio, vorrebbe essere grande e quindi il suo letto allunga le zampe e scavalca addirittura i grattacieli e quindi riteniamo sogna di essere più grande del grande. E quindi questo è un fumetto che esprime la teoria freudiana eh, del sogno e del lavoro onirico. Bene, io passerei la parola. Grazie Andrea. Sì, grazie Andrea. Eh, a questo punto preservi la parola di corsa a Marco Ciardi che è stato finora pazientemente in attesa. Marco Ciardi insegna storia della scienza ah, all'Università di Bologna e ha utilizzato anche lui i fumetti in tutte le maniere, sia durante le lezioni sia appunto in libri, articoli eccetera. Marco, la tua esperienza in merito? Molto brevemente. Eh... Innanzitutto di volevo dire che eh, questo è il manuale che io avrei voluto 30 anni fa quando ero al liceo. Quindi eh, me, lo gusto, me lo gusto adesso, eh, ma se avessi avuto quel manuale insomma eh, mi sarei divertito molto di più e spero quindi che abbia un grandissimo successo perché... Eh, Ormai è eh, 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 diciamo, eh, eh, tempo di ribadire che il fumetto è una forma d'arte culturale equiparabile a tutte le altre e quindi ha, ha la piena dignità di, di strumento che può essere utilizzato in storia, in scienza, appunto e in filosofia. E, e ce l'hanno ricordato appunto non solo il nostro amico Giorello, eh, a cui tutti dobbiamo, abbiamo un debito di conoscenza. Ma in Italia, insomma, mi vengono in mente Umberto Eco, ovviamente, il Faeti che hai citato, e mi sembra stato citato, però visto che stiamo ri ricordando Gianni Rodari, eh, ricordo che nella grammatica e fantasia, Gianni Rodari insiste molto sull'importanza su, su del fumetto come, come strumento didattico. E, mh, dietro gli autori di fumetti. Eh, c'è grandissima documentazione a tutti i livelli e qua appunto abbiamo ospite alfredo castelli che è uno dei massimi esempi da questo punto di vista no un maestro di come la documentazione possa entrare dentro la storia documentazione che come è stato già detto lo ribadiamo a maggiore forza quando è dentro la storia non in maniera esplicita ma come hai detto tu pierluigi in maniera ellittica no cioè eh, funziona molto di più Trasmettere il messaggio senza che il lettore, appunto, apparentemente venga gli venga fatta la lezioncina didattica, su, ma come diceva Alfredo, mister no l'ecologia. Non te ne accorgi e poi diventi ecologista senza accorgertene. E quindi è il massimo no, di quello che si può avere a questo punto di vista. Questo manuale, secondo me, è, 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 appunto incarna tutte queste qualità perché, come ha detto Linguiti. È un manuale di filosofia e lo dico diciamo da, da persona che si è laureata in filosofia a suo tempo, è un manuale fatto molto bene, molto aggiornato, ha una, una cadenza cronologica che mi è piaciuta molto, no? E poi si arriva proprio ai tempi nostri, eh, quindi fatto molto bene, aggiornato, quando ancora oggi nei licei si danno dei testi un po' vecchiotti da questo punto di vista. E poi ha questa capacità appunto di spiegare, quindi... Cioè di parlare di filosofia, cioè c'è dentro tutta la filosofia che ci deve essere, con cinema e fumetti che aiutano a capire come si può leggere la filosofia. Quindi lo studente si trova, dopo il primo paragrafo che è Che cos'è la filosofia, subito dopo si parla di Blade Runner e di come Blade Runner ti possa spiegare che cos'è la filosofia. Quindi lo trovo estremamente riuscito come, 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 come approccio. E molti esempi, no? io stesso li uso addirittura all'università, perché addirittura lo studente universitario di fronte a questo tipo di approccio riesce meglio a entrare dentro certi problemi che magari al liceo gli sono sfuggiti. Quindi eh, brevemente proprio tre cose eh, come esempi da aggiungere a quello che ha già detto Andrea. Cioè io trovo straordinario. Cioè, spiegare, riuscire a fare un esercizio sulla filosofia di Sant'Agostino utilizzando l'anterna verde. Eh, eh, cioè, è veramente no? una sfida no? anche per chi lo fa. Poi abbiamo Pippo come esempio dell'aristotelico, no? paragonato al simplice di Galileo, e poi Corto Martese per introdurci a, al fantastico mondo della, della filosofia romantica. Quindi sono solo alcuni esempi del tanto che c'è dentro questo, questo testo. Quindi faccio i complimenti agli autori che ce l'ho qua davanti. Grazie. A questo punto abbiamo ancora qualche minutino di tempo, veramente pochi, però ehm, Andrea, tu ti ricordi abbiamo selezionato un paio di immagini riguardanti Master, Martin Mister, già che abbiamo Alfredo, oh, magari... Sì. Due minutini per ehm, parlare di questa specifica storia che porta la filosofia in Martin Mister. Esatto. Però tu, io non dico altro perché il filosofo sei te, quindi prego. Allora, questa storia di Martin Mister del 1987, ideata da Castelli e disegnata da Freghieri, è la trasposizione a fumetti di un esperimento mentale di John Locke, eh, L'esperimento del principe del ciabattino, che riguarda il problema dell'identità personale, un problema filosofico, cioè io cambio di continuo sia nei miei stati fisici che nei miei stati mentali, ma sono sempre Andrea Sani. Che cos'è che fonda la mia identità nel tempo? Ecco, John Locke, nel saggio sull'intelletto umano del 1690, non pensa che sia il corpo, ma pensa che sia la mente e i ricordi. E per giustificare questa sua ipotesi, fa l'esempio, l'esperimento mentale del principe del ciabattino, cioè immagina che tutti i ricordi di un principe siano magicamente trasferiti nel corpo di un ciabattino, dopo che questo è stato abbandonato dalla sua anima. Ecco, a questo punto il ciabattino diventerebbe il principe, sarebbe responsabile del principe, perché non è il corpo, ma è la mente, sono i ricordi che fondano la nostra identità, tanto è l'incubo eh, di Castelli. Si traspone nel mondo odierno della cibernetica questo esperimento mentale perché Castelli immagina che uno scienziato pazzo, Mr. Jinx, grazie a un biocomputer, riesca a estrarre dalla testa di vecchi miliardari che vogliono ringiovanire eh, tutti i loro ricordi e che li trasferisca come se fossero un software gigantesco nel cervello di giovani donatori, donatori a forza costretti in questo ruolo. In questa maniera si garantisce ai vecchi eh, miliardari una sorta di immortalità, una sorta di eh, prolungamento della loro vita. Ecco, questo è un esempio di come la, il fumetto riesca a farci visualizzare con l'occhio fisico, non solo con l'occhio della mente, gli esperimenti mentali che i filosofi immaginano e possono vedere solo con, con la loro immaginazione. E quindi questa storia è filosofica anche perché si fonda su un'altra idea, cioè sull'idea che la mente sia una sorta di programma che possa essere estrapolato quindi, dal cervello. È la tesi dei filosofi americani, per esempio Jerry Fodor e Hilary Putnam, che paragonano la mente al software e il cervello all'hardware. Se la mente fosse un software si potrebbe davvero estrarre dal cervello delle persone e trasferire, per esempio, dal principe al ciabattino o dal giovane. Al vecchio. Ecco, questa è una storia filosofica. Perché? Perché la filosofia si fa con le argomentazioni, certo, ma anche con gli esperimenti di tale, che sono appunto esperimenti che non si possono realizzare, ma che i filosofi immaginano per mettere alla prova, perlomeno sul piano dell'immaginazione, le loro ipotesi. E quindi, in questo senso, l'incontro tra la filosofia e i fumetti può avvenire, i fumetti di fantascienza, anche il cinema di fantascienza. Proprio su questo terreno, il terreno degli esperimenti ideali, che sono una forma di modo di procedere della filosofia, e quindi anche un fumetto può essere filosofico. Eh, grazie di nuovo, Andrea. Insomma, insomma eh, intanto abbiamo. Forse anche Alfredo ha trovato qualche altro spunto per nuove, nuove vicende martinisteriane. misteriane. Oh, eh, no. E comunque, quello che hai appena detto, testimonia il fatto che. Appunto, un personaggio come Martin Mister è come tanti altri, do, eh, prima e dopo di lui, eh, sono in grado di trasmettere concetti, anche difficili, in maniera completamente divertente e coinvolgente soprattutto, e quindi abbassano quelle famose eh, barriere mentali che molto spesso costruiscono l'apprendimento da parte di chi legge qualcosa. E siamo veramente in chiusura, siamo praticamente a un minuto dalla, dalla cosa, dalla, dallo scadere dell'ora che ci è stata concessa e che purtroppo è poca per poter parlare di cose di questo genere, perché sono estremamente interessanti, io sarei rimasto ancora ore personalmente. Eh, vorrà dire che a, continuerò a leggere Democrito. E, mh, niente, a questo punto io veramente eh, ringrazierei tutti per la partecipazione. Da, vado in ordine di, di, di immagine dalla, sullo schermo da Andrea Sani, Alessandro Linguiti, Caterina Lazzarini, Marco Ciardi, Alfredo Castelli. Io vi ringrazio veramente tanto perché è stato un intervento mh, mi sembra. Riuscito e molto interessante quindi grazie anche a nome di Luca Comics o Luca Chains che dir si voglia quest'anno e vi do appuntamento sperando in una prossima occasione e soprattutto di persona per un altro, magari un altro volume della, della Casa Editrice della Scuola su un altro argomento che so, la scienza e i fumetti e via dicendo. Grazie ancora a tutti e arrivederci alla prossima Grazie a voi Arrivederci <ride> Arrivederci, arrivederci. arrivederci.